Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. In vista della giornata mondiale delle vocazioni, gli uffici diocesani dell'Emilia-Romagna per la pastorale vocazionale hanno organizzato sabato un pellegrinaggio alla Madonna di San Luca. Per noi c'era Giancarlo Valentino. Siamo qui al Meloncello per iniziare le iniziative di questa settimana di preghiera per le vocazioni. Inizieremo con un pellegrinaggio al santuario di San Luca, guidato dal vescovo Cavina, che è il vescovo delegato della Conferenza Episcopale Regionale per le vocazioni. Vogliamo chiedere l'intercessione della Vergine del Sì per tutti i nostri cammini di discernimento, per i giovani in particolare, ma anche per tutti quelli che stanno attraversando delle soglie importanti per la loro vita. È proprio la vita, la vocazione più bella che ci è stata data in dono e che dobbiamo vivere in modo responsoriale, andando in ricerca di frammenti di bellezza. Le iniziative che vivremo durante questa settimana hanno proprio questo scopo, quello di accompagnarci in una sorta di caccia al tesoro per scoprire quelle che sono le indicazioni che il Signore ci dona per vivere una vita umanamente piena, ricca e degna. Vorremmo lasciare un messaggio, che è quello che Papa Francesco già ci sta ripetendo. Ciascuno di noi è una tessera importante della bellezza di questo mosaico, senza la quale emergerebbe forse soltanto quello che manca e non già quello che risplende. Vorremmo che ciascuno di noi si sentisse titolare di questa bellezza e potesse così sentirsi parte di questo amore più grande, di questa comunità che delle volte sembra un po' caotica come quella che ci accompagnerà lungo questi percorsi, ma che è un santo pellegrinaggio. Ecco, e allora senza fretta, con stupore, con senso di gratitudine, vorremmo che ciascuno di noi si sentisse parte, frammento di questo pellegrinaggio di bellezza. Questo tema è particolarmente sensibile all'interno delle nostre comunità cristiane parrocchiali. La presenza di tanta gente ci porta a dire che finalmente il tema vocazioni non riguarda più solo un vescovo o una chiesa particolare, ma interessa tutta quanta la Chiesa. Le prossime immagini fornite dall'ufficio di pastorale familiare si riferiscono alla festa diocesana della famiglia che la domenica in albis si è tenuta nei locali della parrocchia di San Lorenzo di Sasso Marconi, organizzata dai vicariati della montagna. Una giornata scandita da vari eventi, a partire dall'intervento di Maria Teresa Moscato, docente di pedagogia all'Ateneo bolognese. La festa è culminata poi con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi, che ha consegnato un piccolo quadretto con il logo dell'ufficio diocesano della famiglia ad una coppia del vicariato di Galliera, come segno del passaggio di testimone a questo vicariato della pianura, dove inizierà a breve il cammino biennale di conoscenza e di attenzione alle famiglie. In vista adesso del Giro d'Italia, che parte proprio da Bologna, l'ufficio della Pastorale dello Sport ha preparato uno speciale Rosario del Ciclista. Sabato partirà il Giro d'Italia, la 102esima edizione. L'ufficio della Pastorale dello Sport sta organizzando un incontro con l'Arcivescovo perché anche questa grande manifestazione sportiva, anche grande evento mediatico, che mostrerà la bellezza di Bologna, del suo centro, della Basilica di San Luca, dei suoi portici, possa avere una benedizione. Per l'occasione l'ufficio ha predisposto un rosario molto particolare, realizzato con una catena della bicicletta. Al vertice c'è una medaglia che ricorda il profilo della Basilica, che tutti conosciamo da nord a est, sud a ovest. Noi vediamo questa immagine, il profilo che si raggiunge attraverso i portici. I ciclisti lo percorreranno e la catena della bicicletta in un certo qual modo ricorda questo movimento degli archi dei portici che portano alla Basilica di San Luca. Il desiderio è che il Giro d'Italia contribuisca a ricordarci come tutti coloro che salgono su alla Basilica di San Luca, a piedi, correndo, attraverso la bicicletta, sappiamo che anche Monsignor Vecchi è un grande ciclista, appassionato di ciclismo, possono fare di questa attività sportiva anche un'occasione di devozione alla Beata Vergine Maria.
Venerdì scorso all'eremo di Tizzano di Casalecchio di Reno è stata celebrata con solennità la festa del Crocifisso con la benedizione alla città. Alle celebrazioni ha partecipato anche l'arcivescovo. In questa chiesa monastica, diventata parrocchia al tempo di Napoleone, è venerato questa immagine molto bella in legno di ulivo, dolcissima, rappresentato vivo e amato dalla popolazione. La popolazione di Casalecchio è molto cambiata, però bisogna che anche le nuove generazioni lo possano amare e conoscere. Feste straordinarie si fanno quando il 3 maggio, che nell'antico calendario liturgico era la festa dell'invenzione della croce, il 3 maggio cade di venerdì come quest'anno. Questa sera aspettiamo l'arcivescovo, celebreremo la Santa Messa, usciremo una breve processione nel prato antistante la chiesa, poi dal sagrato daremo la benedizione alla città di Casalecchio. Mentre vi parlo attraverso la porta aperta di questo eremo, ammiro tutta la città di Bologna. Siamo in un luogo privilegiato, ha detto l'arcivescovo nell'omelia, che grazie alla sua collocazione geografica e alla presenza di questo crocifisso ci aiuta a contemplare le sofferenze di chi vive nella nostra comunità, affinché la nostra preghiera e il nostro aiuto per questi fratelli, ha continuato, non venga mai meno. La croce di Cristo, salvezza dell'umanità, sia un monito, ha concluso Monsignor Zuppi, a imitare Cristo nel non evitare la sofferenza quando capita di incontrarla sulla nostra strada, su quella di chi ci è caro o di qualunque fra i nostri fratelli. Croce, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Uno dei momenti più intensi del programma di pellegrinaggi proposti dalla Petroniana Viaggi alla Diocesi di Bologna è quello a Lourdes, al quale hanno partecipato anche i nostri inviati. Siamo alle battute conclusive, siamo nell'aereo del ritorno di questo pellegrinaggio diocesano, voluto dall'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi con il servizio tecnico della nostra agenzia diocesana, la Petroniana Viaggi. 30 aprile, 2 maggio sono state delle belle giornate intense, piene, accompagnate da un sole bellissimo, ma soprattutto riscaldate dalla fede grande di questo popolo dei devoti della Madonna, che in fondo è il popolo dei cristiani. Sono stati giorni nei quali il nostro gruppo, piuttosto numeroso, 170, più di 170, si è unito alle tantissime folle di cristiani provenienti veramente da tutto il mondo. È stato un bellissimo pellegrinaggio, bei momenti intensi, come speravamo, come ci auguravamo, ci auguravamo di passare dei momenti intensi, e a quanto abbiamo captato, quanto ho captato dalle persone, sono riusciti a vivere 3 giorni veramente in grande pienezza verso questo luogo che è la grotta di Lourdes, la Madonna.
Avevamo persone con noi più giovani, più anziani, alcuni non particolarmente camminanti, però siamo riusciti a viverlo tutti, direi proprio bene. Sembra di sì, sì, tutti, tutti bene, con così un grande anche aiuto fra gli uni e gli altri e questo ci ha dato la possibilità di far cogliere al massimo gli aspetti di Lourdes. La Petroniana è un'agenzia di viaggi, però ha nei pellegrinaggi uno dei suoi punti, diciamo, chiave, determinanti della sua missione? Sì, i pellegrinaggi rimangono, diciamo, un pochino in prima linea rispetto agli altri viaggi. Pellegrinaggi dalle gite di un giorno ai santuari, e ci piace moltissimo portare i bolognesi anche nel territorio italiano a conoscere le realtà religiose italiane, i weekend e anche destinazioni internazionali, forse proprio per prima la Terra Santa ed altri luoghi religiosi, dalla Polonia, il Cammino di Santiago, Fatima, con una grande attenzione così all'itinerario, all'aspetto alle persone, ai servizi, cerchiamo di mettercela tutta. Abbiamo avuto come gruppo una celebrazione eucaristica comunitaria in una delle tante cappelle dei luoghi di culto di Lourdes, la cappella di San Giuseppe, non senza aver svolto la Via Crucis, che è un momento anche molto toccante di meditazione sul mistero della passione di Cristo, la Via Crucis che è stata vissuta in due gruppi adatti alle diverse capacità anche motorie dei nostri pellegrini, la più tradizionale Via Crucis delle grotte, la salita sul colle che proprio sovrasta la grotta delle apparizioni, oppure la Via Crucis della prateria per le persone che hanno delle capacità motorie più ridotte. Poi nel mercoledì, il primo di maggio, è stata la volta della grande celebrazione internazionale, la cosiddetta messa internazionale, durante la quale ci siamo uniti davvero alla moltitudine dei pellegrini che erano presenti, con un vescovo francese, con molte centinaia di sacerdoti, una grande concelebrazione nella quale le tante lingue diverse si sono unite insieme, insieme anche al latino, e abbiamo potuto concelebrare questa Eucaristia nella quale ci siamo sentiti abbracciati dal mistero della Chiesa. Il santuario di Lourdes ha dedicato l'anno 2019 a Santa Bernadette Soubirous, a 140 anni dalla sua morte avvenuta a Nevers il 16 aprile 1879. Due volte alla settimana, dopo la messa internazionale del mercoledì e della domenica, le reliquie della Santa vengono portate in processione alla Grotta delle Apparizioni e si rinnova così per i pellegrini l'esperienza primordiale di Lourdes di riunirsi in preghiera in questo luogo benedetto dalla Madre di Dio insieme alla piccola Santa, testimone della bellezza di Maria e del suo invito alla preghiera e alla conversione. Molto toccante è stato il rosario che abbiamo vissuto alla Grotta e tanti telespettatori amano questo rosario che puntualmente alle 18 TV2000 porta nelle nostre case, anche con indici di ascolto decisamente sorprendenti per una trasmissione così semplice e di carattere religioso. È stato un momento molto bello nel quale abbiamo sentito anche la responsabilità di farci carico della preghiera, ecco, di tante persone che attraverso i mezzi di comunicazione hanno potuto unirsi a noi e anche tante persone ci hanno testimoniato, dei nostri qui presenti, di essere venuti a Lourdes in fondo anche perché quel rosario quotidiano in fondo era diventato per loro un appello, aver visto la Grotta delle Apparizioni tante volte per televisione ha spinto ad affrontare e a vivere queste bellissime giornate di pellegrinaggio. Il rosario tutte le sere, TV2000. E per me tutte le volte che vedo la Madonna mi sembrava che mi chiamasse, che dicesse vieni a trovare. Tu sei benedetta. Ho preso questa occasione, io ho 98 anni, però sarà l'ultima volta. Perché, chissà. Sì, non credo che possa tornare un'altra volta, però per me è stato tutto un'emozione.
Qual è il momento, soprattutto il luogo, l'occasione che ti ha più colpito? È sempre la grotta, quello colpisce sempre, una novità, novità vecchia ma è sempre nuova, eccoci. Mio marito è morto il 17 di febbraio e quindi è stato lui a farmi venire a Lourdes, perché a parte che soffriva da 10 anni, io ho ringraziato il Signore che l'ha tolto dalle sofferenze. E eravamo venuti insieme e adesso l'ho sentito qui con me. La Madonna ha detto a Santa Bernadette di andare a chiamare i sacerdoti, anche viverlo da prete, questo penso che sia un'esperienza importante. Sì, è interessante davvero, penso anche soprattutto nel ministero della confessione, su tutto un certo punto di vista, e anche proprio nell'accompagnare, per come si può, insomma, si accompagna da solo, diciamo, un pellegrinaggio a Lourdes, nell'accompagnare i propri amici, insomma, i fedeli, anche all'incontro con Maria e quindi con il Signore. Preghiera, penitenza per i peccatori, e qua i primi, primo sono io. Confidenza nella Madonna e anche la compassione per gli ammalati, ecco, porto questo. La cosa che mi ha impressionato di più, il mare di gente, quanta gente, vecchi, giovani, belli, brutti, di tutte le età, di tutte le nazioni, mi sentivo in un mare di fede però, perché se vengono a Lourdes ci sarà un motivo, e questo mi ha proprio scosso, diciamo. E pensavo alla piccola Bernadette, quanto il mondo ha smosso, tutto il mondo, anche questo è impressionante. Tutto per una mamma? Sì, mamma di tutti. Una mamma che ci aiuta, almeno noi la preghiamo perché ci aiuti, perché abbiamo tutti bisogno, grandi, piccoli, giovani, vecchi. Benestanti e poveretti, tutti. E credo che una mamma capisca e che sia presente per tutti. Dalla diocesi di Reggio Emilia, Monsignor Pietro era con noi, 96 anni portati a Lourdes. Sì, Signore, a ringraziare la Madonna Santa per tutte le grazie che ho ricevuto nella mia lunga vita. Il Signore, per intercessione della Madonna, ci aiuti, almeno per me, a fare una buona morte. Arrivederci. La nipotina allora ha portato lo zio, ha accompagnato lo zio a Lourdes. È stato un regalo di compleanno per lui, ma è stata anche una bellissima esperienza per me. Non è la prima volta che vengo a Lourdes, ma è diverso ogni volta, perché io sono diversa dall'altra volta, ma anche perché sono diverse le persone con cui si viaggia e ciascuno regala qualcosa agli altri. È stato bello ritrovarsi in un momento di raccoglimento, poi essendo incinta per me era una occasione speciale di parlare con me stessa e ritrovarmi, ecco, fondamentale. E in fondo è una mamma che ci ha chiamato. Esattamente, è una mamma che chiama una mamma e ti dà le giuste parole nel momento magari in cui si è anche più fragili e si ha bisogno di aiuto. Ecco. Occasione di una festa familiare importante. Sì, siamo in 17 con i miei genitori, ci hanno regalato tutti i fratelli un viaggio a Lourdes con i figli. E, insomma, è la prima volta tutti insieme, è un'esperienza indimenticabile, unica. Noi siamo di Fratapolesine, quindi loro, uno di Bologna, uno di Badia, uno di Efrata, e così abbiamo fatto una grande bella festa. Avete voluto raccogliere tutta la famiglia a Lourdes? Di solito ci muoviamo sempre tutti assieme, ma questo è un appuntamento che loro non avevano mai potuto godere così. E ora è stata una cosa meravigliosa per i nipotini in particolare. Io sono venuto perché mi hanno praticamente chiamato loro per un 50° di matrimonio che due di loro volevano festeggiare a Lourdes e hanno invitato anche a me, e allora io ho chiamato anche altri e abbiamo fatto un gruppo di una ventina di persone. Di solito è il mio 21° viaggio a Lourdes, quindi di solito lo vivo sempre con gli ammalati, questa volta me lo sono goduto un po' anche come pellegrino.
Io ho cominciato ad andare a Lourdes nel 1980, sempre accompagnando pellegrini, ma ogni volta il viaggio a Lourdes è un viaggio diverso. Ogni volta Lourdes ti dice qualche cosa di più, per cui è quel viaggio che non puoi dire ci sono già stato, perché quando ci torni hai qualche cosa di nuovo. Io ho avuto la testimonianza di una cara amica che era arrivata a un punto di disperazione da pensare alla Svizzera, all'Olanda per farla finita, e mi ha detto, sai che cosa mi ha trattenuto? Dice, il pensiero delle volte che sono andata a Lourdes. Poi l'ultima giornata è stata sicuramente benedetta dalla celebrazione eucaristica del gruppo dei numerosi italiani presenti insieme ad un vescovo, il vescovo di Cassino, terra di San Benedetto, e quindi una terra particolarmente significativa per la nostra Italia, per il nostro paese. Abbiamo concelebrato insieme proprio nel luogo delle apparizioni, nel luogo umile e santo nel quale la Vergine Maria ha voluto manifestare a Bernadette la sua presenza. Abbiamo potuto riflettere più volte sul messaggio di Lourdes, un messaggio semplicissimo. In fondo la Madonna fondamentalmente dice: io sono l'Immacolata Concezione, che non è solamente una conferma del dogma mariano, è anche innanzitutto un io sono, cioè io ci sono. In un momento in cui la cristianità europea stava vivendo un periodo veramente difficile della sua storia, Lourdes ha rappresentato la rassicurazione al popolo semplice e umile dei credenti che la Madre dal Cielo continua a sostenere e accompagnare il popolo cristiano. Inizia la discesa e termina qui anche questo reportage, ma è certamente un ricordo che si scolpirà profondamente nel nostro cuore. Nei giorni a cavallo tra agosto e settembre la diocesi bolognese sarà ancora a Lourdes con l'Unitalsi. È possibile fare il viaggio in aereo o in treno con gli ammalati. Il pellegrinaggio sarà presieduto dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Informazioni presso l'Unitalsi o Petroniana Viaggi. Il buon pastore non ci abbandona mai. È qui accanto per condurci di nuovo ai pascoli della vita eterna, donandoci la certezza incrollabile di essere amati. Infatti, fin dal primo istante di vita, nel nostro cuore nasce il bisogno di essere amati e di amare. È l'istinto primordiale che mette l'uomo in relazione con il proprio simile e dà sapore alla nostra vita, con un insieme di sentimenti, di passioni, di desideri e di attese. Lo sposo, la sposa, il padre, la madre, il figlio, l'amico, ogni persona che riempie di significato la nostra vita è insieme segno e limite di una pienezza di vita alla quale tutti aspiriamo, ma che ci può donare soltanto Dio. Oggi il risorto appare a ciascuno di noi con un'immagine, quella del pastore, che per molti è qualcosa di lontano, ma continua a far parte di uno scenario dell'anima che nulla mai potrà cancellare. Infatti, il pastore e le sue pecore ci riportano in un mondo lontano, che proprio perché è lontano siamo portati ad abbellire e a idealizzare. In realtà, la vita del pastore palestinese nelle sabbie del deserto di Giuda non aveva nulla di poetico. Era rude, faticosa, e davvero il pastore rischiava la vita per proteggere le sue pecore da tanti pericoli. In questo tempo possiamo accorgerci di che cosa significhi lasciarci guidare da qualcuno che per noi non usa solo parole, ma offre la sua vita. Prova a far tacere tutto e a far parlare Dio. Allora potrai scoprire che Dio ti fa sentire la sua voce e che parla direttamente a te, perché Lui ama ciascuno in modo personale. L'uomo, per Dio,
è la passione che attraversa l'eternità. Nessuno le strapperà dalla mia mano, nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Queste sono le mani che hanno dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra, le mani del Creatore su Adamo, addormentato per far nascere Eva, mani inchiodate alla croce per un abbraccio che non può terminare. È l'esperienza dei tanti testimoni della fede di cui ci parla il libro dell'Apocalisse. Sono testimoni in piedi, quindi vivi, come il risorto. Una canzone dedicata al servo di Dio Giuseppe Fanin è il nuovo brano presentato dalla rock band cristiana Madeleine's Brothers di San Giovanni in Persiceto. Li abbiamo incontrati. Andrea Garagnani, batteria. Daniele Balboni, chitarra. Marco Bovina, tastiera. Simone Rusticelli, chitarra acustica e basso. Piero Bencivenni, voce. Luna bianca stanotte è fredda la strada di casa. Semplicemente eravamo cinque ragazzi a cui piaceva e piace tuttora la musica. Ci siamo trovati a suonare insieme brani rock dagli anni 80, 70 e così via, ma improvvisamente ci sono, diciamo, venuti dei giri che ricordavano appunto la musica cristiana, i brani che solitamente si sentono in chiesa la domenica, e portiamo questo, diciamo, messaggio della risurrezione che appunto, come dice il nostro nome, i fratelli della Maddalena, Gesù ha trasmesso per la prima volta alla Maddalena, e noi attraverso la Maddalena e vogliamo portare questo messaggio nel nostro modo appunto di fare musica. Questo brano è dedicato a Giuseppe Fanin per i 70 anni dal sacrificio, e ci è stato chiesto di appunto scrivere questo brano da Giovanni Fanin, che è un suo stretto parente, e praticamente il brano si intitola Luna 50, e Luna 50 è un orario, esattamente è l'orario della morte di Giuseppe Fanin, caduta nella notte tra il 4 e il 5 novembre. E contrariamente a come si potrebbe pensare, l'1.50 per noi non è un momento tragico, è un momento di gioia, perché l'1.50 appunto è il momento, secondo noi, dove Giuseppe Fanin è andato in paradiso, come lui amava dire e ripetere quando era in vita: in Dio, nel paradiso io ci credo. Giuseppe Fanin era un giovane come noi, che aveva forti ideali di vita cristiana, e insomma con un sogno nel cuore, quindi un bel messaggio di speranza per tutti i giovani cattolici, credenti e non credenti. Siamo sfiorati per amarci ancora domani. Luna è 50.